Per lo più sconosciuto e poco accessibile se non agli addetti ai lavori, il lato nascosto di un'opera, ovvero il suo retro, può rivelare la storia stessa di un lavoro artistico o riservarci, come in questo caso, delle sorprese. Uno dei punti di forza della Palagozzi è anche il suo retro, visibile grazie all'allestimento progettato dall'architetto Massimo Di Matteo alla fine degli anni Ottanta e a seguito dell'accurato lavoro di restauro condotto nel 1987 da Carlo Giantomassi e Donatella Zari. Una prospettiva inusuale a 360 gradi che offre la possibilità al visitatore di ammirare la struttura della grandiosa pala, nonché di scoprire le curiosità ivi nascoste. In origine rettangolare, la pala venne nel 1703 decurtata nella parte superiore, trasformandola in forma centinata, probabilmente per adattarla ad un nuovo altare marmoreo posto nella zona absidale della chiesa di San Francesco ad Alto. Originali invece sono tutte le strutture del supporto, costituito da 9 tavole di pioppo poste orizzontalmente e tenute insieme da farfalle di faggio, messe lungo le giunzioni a distanze regolari, legate da una struttura portante di abete e resa solidale al dipinto da ponticelli. Direttamente disegnate sulle tavole sono invece degli schizzi preparatori di figure, volti, caricature cinquecentesche, coevi all'esecuzione del dipinto ma di mani differenti, realizzati a matita, carboncino e lumeggiati a pennello. E su tutte stupisce quella testina di bambino dalle guance paffute e lo sguardo dolce con un accenno di sorriso, con una torsione del visino rispetto alle spalle così naturale e perfetta. Un bozzetto di qualità decisamente superiore agli altri e con ogni probabilità di mano dello stesso Tiziano, che forse ha voluto qui mostrare, magari esercitandosi, la prima idea avuta per il piccolo Gesù bambino in una prima stesura del dipinto. Un dettaglio inaspettato, quello lasciato dal grande maestro veneto, capace di sorprenderci ed emozionarci anche con un piccolo disegno.